Assessore Civati, ci può illustrare i punti principali sulla cartina qui alle sue spalle del Masterplan? Sì, l'idea fondamentale su cui si costruisce tutto il progetto di Masterplan è quello della riqualificazione di tutto l'asse dell'Olona. Una riqualificazione che è anzitutto basata su una nuova modalità di spostamento e di connessioni. Quindi lungo tutto questo asse che va da Induno, che voi vedete nella parte più alta della tavola, fino a Malnate, che è in questa posizione, è prevista la realizzazione di una lunga ciclo pedonale che appunto corre facendo anche vari attraversamenti lungo tutto il fiume, una ciclo pedonale che riconnette per la parte sud la nuova ciclabile della Valle dell'Anza, inaugurata qualche giorno fa da province e dai comuni appunto della Valle dell'Anza, e a nord la ciclabile della Valganna, realizzata sempre da provincia, da comune di Induno e altri. Quindi già da quest'idea si vede come questo progetto territoriale fa sì che questi due grandi sistemi ambientali, che sono il Plis della Bevera e la Valle dell'Anza, a sud e a nord la Valganna, vengono uniti attraverso una infrastruttura che valorizzerà questo territorio anche in chiave di attrattività turistica e anche ludica. Quindi noi oggi abbiamo un territorio inutilizzato e sconosciuto per lo più. Un domani avremo un territorio percorribile attraverso una serie di parchi che abiteranno questo territorio, in modo da rendere tutta questa valle ancora più attrattiva. Unito a questo vi è una nuova idea di vocazione della valle, che si costruisce ovviamente intorno all'idea del lab della formazione, della mobilità, che è l'idea che porterà alla riqualificazione della vecchia scuola De Amicis di Valle Olona, che è in questo punto. Intorno a questa idea di formazione e di ricerca vi sarà una nuova idea anche di produzione per tutta la valle, quindi tutte queste aree dismesse potranno riconvertirsi anche ad attività artigianali, produttive e di ricerca, basate anche in questo caso sul tema della mobilità. Quindi una vocazione, quella ambientale, a una mobilità sostenibile diversa, che guiderà tutto il futuro di questa valle, di questo territorio ampio. Una vocazione che peraltro abbiamo condiviso con tutti i comuni limitrofi.